Prima di concludere il video c'è anche qualcos'altro che andrebbe sempre fatto ed è una terapia endovena. Quindi nel caso che abbiate dei sintomi dati da un virus preso anni fa o dati da un'inoculazione qualunque che abbiate fatto, è comunque il caso di farvi questo shot endovena carico di glutatione, NAC, vitamina C, complessi vitamici B, acetilcarnitina e anche magari degli aminoacidi essenziali. Non si sa mai che il vostro fegato abbia bisogno di cofattori per modulare la coniugazione e la funzionalizzazione. In questo video si discute di quello che bisogna integrare per sbarazzarsi della spike protein, che sia una spike protein derivata dal virus che malauguratamente avete preso o che sia la spike protein derivata dal farmaco iniettabile che malauguratamente vi siete fatti fare. La spike protein è la medesima, anzi direi che è molto più invasiva quando si tratta del farmaco consigliato in questo caso. Quindi andiamo subito al sodo, sigla. I supplementi che vengono discussi in questa ricerca che si chiama Clinical Rationale for SARS-Based Spike Protein Detoxification in Post Co and Injury Syndrome. La ricerca la trovate ovviamente su PubMed e parla di tre supplementi che sono il natokinasi, la curcumina e la bromelina. Andiamo a sviscerarli un attimo, vi lascerò qui la foto inerente ai percorsi che vanno a modulare queste tre cose e andiamoli a spiegare. Allora, il natokinasi innanzitutto è una proteasi, dunque è un enzima che distrugge altre cose, che viene prodotto grazie a un battero, a un bacillus tra l'altro, che è uno sporigeno, quando si fermenta il natto. Il natto è un alimento estremamente buono, estremamente ricco di vitamina K tra l'altro, che anch'essa è una vitamina importante per la coagulazione e per il benessere delle arterie, perché permette di far depositare il calcio dove deve essere depositato nelle ossa e toglierlo dalle arterie. La natokinasi ha la capacità di degradare la spike protein. C'è una cosa che dovete sapere: la modifica della spike protein per andare ad aumentare l'emivita di questa spike una volta che voi stessi ve la sintetizzate è data da questa pseudouridina che abbiamo già discusso nel video precedente quando abbiamo parlato di ciò che è successo in questi tre anni. La componente, cioè la pseudouridina, lo pseudouracile, aumenta l'emivita e ovviamente limita la degradazione di questa spike. Bene, il natokinasi che cosa fa? Essendo una proteasi, cioè degradando le cose, degrada la spike, aiuta proprio nella degradazione e permette dopo il suo percorso verso il reticolo endoteliale e la clearance di questo composto. Quanto natokinasi fare? Beh, 200 mg sono sufficienti in questo caso, anzi è stato visto che proprio 200 mg permettono un drastico aumento dei composti di degradazione, in questo caso del fibrinogeno e del didimero, e fa capire come si riesce a degradare un possibile trombo e si riesce a limitare il processo fibrotico in questo caso, quindi il clot, questa generazione qua. Solitamente il dosaggio del natokinasi si attesta sui 200 mg al giorno, anche se anche 100 mg sono stati sufficienti nel degradare la fibrina, il fibrinogeno e il didimero, che sono questi composti che sono prodotti una volta che viene danneggiato l'endotelio e sono responsabili ovviamente dell'aggregazione piastrinica, della vasocostrizione e della generazione, in questo caso, di un trombo. Ok, i trombi sono fatti di aggregati di piastrina, fibrina e altre cellule. Una volta che viene degradato, ovviamente il trombo viene liberato ed è una cosa molto importante questa, perché andando a generare l'alterazione dell'endotelio, la spike protein predispone a trombi venosi anche. Il natokinasi li può degradare. Un'altra cosa che fa il natokinasi è l'attivazione, essendo comunque una proteasi, del plasminogeno in plasmina. La plasmina ha questa capacità infatti di degradare il fibrinogeno e attraverso ciò che si sta meglio, in poche parole. Quindi è sempre consigliato utilizzare questo tipo di sostanza. L'altra sostanza è la bromelina. Bromelina, che anche questa è una proteasi, la trovate nel gambo dell'ananas, ma un'azione forte anche per quanto riguarda l'infiammazione. Infatti la bromelina può inibire il COX. Inibendo il COX, che è la ciclossigenasi, si hanno meno prostaglandine. Meno prostaglandine vuol dire meno esudato, meno infiammazione, meno produzione di citochine proinfiammatorie, e può essere positiva quando si parla di tempesta citochinica, che comunque altera pure l'endotelio e va a generare uno stato ipossico comunque non buono. L'infiammazione aumenta l'aggregazione piastrinica, aumenta la produzione di fattori della coagulazione e quindi va a peggiorare uno stato fibrotico. Dunque la bromelina è ottima. Un'altra cosa che fa la bromelina è quello di abbassare la produzione di bradichinina. Bradichinina, che è una sostanza responsabile di dolore ed edema, quindi è sudato, accumulo di acqua e comunque diciamo fenotipizzazione, potremmo dire, dell'infiammazione, che anche grazie a questa viene abbassata. La bromelina ha anche una diretta capacità antiaggregante piastrinica, della verità, perché non solo inibisce le COX, ma inibisce anche il tromboxano sintasi. Dunque attraverso l'acido arachidonico, come sappiamo, si va a generare tromboxano. Il tromboxano
tromboxano può aggregare le piastrine, perché le piastrine hanno dei recettori per il tromboxano. Dunque la bromelina può anche abbassare l'aggregazione piastrinica, proprio come vedete nella foto qua di fianco. Un'altra sostanza è la curcumina. Curcumina è estremamente utilizzata, bisogna semplicemente trovarla buona perché deve poter entrare. Si utilizzava il pepe, però adesso si utilizza una micella fosfolipidica. Si utilizzano anche le ciclodestrine, però quella liposomiale è la migliore in assoluto. C'è anche fitosomiale, mi pare, che può essere dunque con un fitosoma o comunque con un liposoma. Non c'è molta differenza, si possono utilizzare tutte e due. Quando si parla di liposoma viene inglobato, è all'interno di questa barriera, insomma, fosfolipidica più che lipidica. Ad ogni modo la curcumina, come la bromelina, può inibire l'infiammazione, c'è l'inibizione dell'NF-kB e quindi previene, limita, blocca la tempesta citochinica in corso quando si parla di alta spike protein in circolo. La bromelina, anche la curcumina, assieme alla bromelina in questo caso, blocca l'iterazione tra il virus e l'ACE e blocca la fusione del virus con la cellula, quindi in questo caso blocca l'ingresso. Sicuramente essendo un polifenolo, la curcumina potrà quasi sicuramente essere capace, assieme alla quercetina, di bloccare l'attivazione dell'mRNA virale una volta che entra nella cellula. Dunque sì, utilizzarla, arrivare anche tranquillamente a un grammo, specialmente, ripeto, nella forma liposomiale o fitosomiale. Similmente al nattokinasi, la curcumina blocca la sintesi di fibrina in questo caso. Sintesi di fibrina che... ho chiuso... adesso ti apro. Sintesi di fibrina che dipende dall'attivazione dei fattori di coagulazione. Sì, ti apro subito. E della trombina. Comunque sia, similmente al nattokinasi, la curcumina blocca la sintesi di fibrina. Quindi avete il nattokinasi che vi degrada il tutto, la curcumina blocca invece la sintesi. Prima di concludere il video c'è anche qualcos'altro che andrebbe sempre fatto, ed è una terapia endovena. Quindi nel caso che abbiate dei sintomi dati da un virus preso anni fa o dati da un'inoculazione qualunque che abbiate fatto, è comunque il caso di farvi questo shot endovena carico di glutatione, NAC, vitamina C, complessi vitamini CB, acetilcarnitina e anche magari dei aminoacidi essenziali. Non si sa mai che il vostro fegato abbia bisogno di cofattori per modulare la coniugazione e la funzionalizzazione, quindi vi consiglio anche di far ciò. Per quanto riguarda il luogo dove lo potete trovare, si tratta di Ion Med, la clinica è Ion Med, lo potete chiamare direttamente oppure potete contattare me su Instagram, che vi veicolo io su ciò che è meglio fare. La sacca endovena è una terapia diretta che vi fa passare tutto velocementissimo. Io la utilizzo sempre, l'ho utilizzata sia durante le preparazioni e ogni volta che un virus o comunque ho problemi all'intestino o qualunque tipo di disfunzione che mi possa capitare, la utilizzo e sto immediatamente meglio. Può essere utilizzata come cura, ma può essere anche utilizzata come prevenzione per dare un boost al proprio sistema immunitario. Infatti il glutatione permette al nostro sistema immunitario di essere sempre attivo, di essere sempre in sorveglianza, di essere sempre capace di produrre il giusto interferone per contrastare i virus. Quindi terapia endovena una volta al mese almeno è estremamente consigliata, specialmente in questo periodo di transizione tra l'estate e l'autunno, dove il nostro sistema immunitario necessita di molta più cura. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima.